Tragedia sulla strada Rosciano di Fano. Maurizio Olivieri, in bianchino di 48 anni di Stacciola San Costanzo, è stato travolto e ucciso da un'auto mentre stava attraversando sulle strisce pedonali lungo la strada Flaminia, all'altezza del negozio di articoli di caccia e pesca Antonioni Sport, dopo aver posteggiato l'auto nel parcheggio adiacente al tratto di strada. L'uomo è stato travolto in pieno da un Opel Agila condotta da una ragazza che stava procedendo in direzione Monte Mare. Sull'asfalto non sono state rilevate tracce di pneumatico e dunque nessuna frenata per evitare l'impatto. La vittima è stata colpita sulla parte anteriore destra dell'auto e scaraventata a terra. Il 48enne, molto conosciuto anche a Fano, è morto sul colpo. Vani i tentativi di rianimarlo da parte del 118, subito intervenuto sul posto. La ragazza è stata portata all'ospedale di Fano sotto shock. I primi testimoni presenti nel bar raccontano di aver sentito un grosso boato e di aver visto il corpo riverso a terra a circa 20 metri da dove è avvenuto l'impatto. La strada è stata chiusa e il traffico deviato dalla polizia locale di Fano.